Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, gentile pubblico, appassionati di ciclismo invernale ma anche primaverile, io vi do il benvenuto, insomma, penultima puntata. È un anno che tiriamo a tutta, ma insomma, siamo proprio lì lì per confezionarvi quello che poi sarà, diciamo così, la conclusione apicale di questa stagione. Grazie Ilenia, come stai? Buonasera, tutto bene? Buonasera a tutti, tutto bene, sì. Ecco, ben arrivata. Grazie. Stiamo dicendo, la fase apicale sarà la trasferta. E in quelle di Hogenai, cos'è? No, di Bogense. Bogense, io non mi ricordo, costi inglesi. Sai perché te lo dico? Perché adesso sai che è venuto fuori che la lingua è italiana, io esco il cane. Sto seguendo. Esco il cane. Beh, io devo dire che ai miei telespettatori, che quando eravamo giovani, noi che eravamo a Torino, lì c'erano tantissime lingue, anche un po' meridionali, anche venete, e quando andavi a trovare un amico, dicevi, vieni, allora dicevi, sì, vengo mangiato, o vengo da mangiare, perché vengo mangiato vuol dire che aveva già mangiato a casa sua, vengo da mangiare è nel senso che devo dargli da mangiare. Quindi sono contento che queste grandi cacchiate che si dicevano, questi sproloqui, siano diventati qualcosa di importante. Oddio, io esco il cane, non lo dirò mai. Vabbè, però io direi che non sono notizie. È la normalità, specialmente anche nella zona in Campania, a Napoli, dicono spesso esco, sì, il cane, aspetto, esco, piscio il cane. Allora, io dico una cosa, va bene tutto. Io voglio soltanto sempre ricordare che siamo in inverno e ad Amatrice, in centro Italia, visto che parliamo di tante cose, ci sono tanti fratelli nostri sepolti nella neve e ne parliamo tanto poco. Chiusa la parentesi, visto che oramai è diventato demodè. Ringrazio anche Edoardo Sandri, sei venuto a trovarci perché parliamo anche di quello che state combinando in quel di Schio. Sì, buonasera a tutti. Sì, a Schio per il prossimo anno ci hanno affidato appunto i campionati italiani di ciclocross. Citatissimi. Siamo citatissimi. È un impegno importante, siamo consapevoli e comunque stiamo già lavorando da un po' di tempo e con l'aiuto anche dell'amministrazione comunale di Schio che ci dà una mano forte per l'organizzazione, sicuramente ce la farà. Ecco, con Ilenia volevo parlare di questo e lei sa. Perché ti dico, campioni italiani, un anno è anche poco per organizzarli, perché pare quasi, abbiamo un anno di tempo, ma se si vogliono fare le cose con precisione, con arguzia, cercando veramente di a volte scrivere fino all'infinito, ma capisci che poi dopo quando vai a rivedere un'altra cosa ti mancava uno spunto. È tanta roba da organizzare ed è un evento importante. Beh, è un evento importante e quindi ho apprezzato fin da subito il fatto che loro si sono posti già ai campionati italiani dell'idroscalo con uno stand dove hanno presentato già la tre giorni, che poi sarà la novità, quindi come aveva fatto Fausto Scotti a Roma, si riporterà il campionato italiano a tre giorni ed è quello che noi chiedavamo. Certo. Praticamente un po' prendendo un po' le voci della massa, no? del movimento, perché i numeri sono molto grossi e quindi è importante diluire per dare poi la visibilità a tutte le categorie. È un lavoro enorme perché è un lavoro sia di recupero sponsor che di comunicazione, che di logistica, che di organizzazione, quindi sicuramente hanno fatto bene a partire per tempo perché insomma c'è tanta roba da fare, giusto? Però Edoardo, io ti voglio fare una domanda. È pur vero che c'è il problema di recepire gli sponsor, parlano di crisi, ma perché non cominciamo a spostare invece dall'altra parte dello specchio? Questa è un'opportunità per gli sponsor, per mettersi in mostra. Ti spiego meglio. Io sono in collisione completamente con quei grandi marchi, no? Che dicono noi puntiamo in alto e spariamo soltanto dove ci sono i grandi professionisti, i grandi numeri. Mi viene una rabbia totale perché comunque se sparano in alto perché qualcuno si è rotto il culo prima, quando erano bambini. Quindi bisogna anche cercare di avere rispetto di quelli che fanno il lavoro, che
tra virgolette, si sporcano le mani. Quindi credo che sia un'opportunità per voi enorme a far vedere un ciclocross che parte dai bambini alla faccia di quelli che sparano in alto e per poi portare a quello che è la bilancia più importante, gli elite. Quindi perché non cominciamo a pensare che sia un'opportunità per loro di mettersi in mostra? Sì, esatto, è la decima edizione che noi facciamo. Siamo partiti dalle prime basi, dal campionato Triveneto, ancora prima con l'ex Udace, Garette proprio, e siamo cresciuti fino ad abbiamo fatto la gara internazionale e adesso coloniamo questo sogno del campionato italiano. È molto difficile sicuramente trovare sponsor, ma io spero appunto che anche i sponsor capiscano che stiamo facendo dell'opera proprio per far crescere questi giovani, questi ragazzi, che sarà il futuro, per poi avere, per lanciarli come io non sono ragazzi mago. Italiani. Io non sono mago, però adesso faccio una domanda. Lilina Lazzaro, apriremo veramente il palcoscenico a nuove iniziative e a nuove idee. Quello che ho detto prima ha un senso. Ilenia, tu ti occupi di pubblicità. Sei una persona che deve cercare di far veicolare dei marchi. Sì. Ecco. Ti è mai capitato, se una cosa è ben fatta, un'organizzazione è ben fatta, l'esserci e poi dopo arrivare o forse troppo tardi, o forse perché c'è... non ti hanno contattato e dire mannaggia, mi sarebbe piaciuto andare là, invece c'è un altro competitor. Assolutamente sì. Capita? Ma la tendenza adesso, no, secondo no, è molto, me... È molto... No, capita, ma la tendenza tra l'altro del mercato in questo momento, secondo me l'azienda vincente è l'azienda che punta sì sui professionisti, ma che punta anche sulle donne, sui master, sui giovani, con tutta una serie di attività completamente diverse tra loro. Certo. Quindi... abbraccia a 360 gradi il mondo, perché forse 10 anni fa pochi investivano sul ciclismo femminile, adesso è diventato di moda, ma non è che è diventato di moda, è che finalmente si sono capite le potenzialità che ha la donna, che può certo, spendere certo. E che comunque investe e che comunque i numeri crescono, tante vanno in bici. Stessa cosa per quanto riguarda il ciclocross, cioè il fatto che ci sia un interesse maggiore anche di web tv, media, sul movimento del cross anche in Italia, è il risultato del lavoro che abbiamo fatto tutti in questi anni. E certo. Lo diciamo, siamo contenti. Io quando ho detto abbiamo lanciato Martino Fruet, ci prendiamo anche forse un po' il merito, perché in effetti Martino ha avuto una nuova carriera ultimamente, è seguitissimo, certo. Tutti lo vogliono in televisione, nelle varie interviste web, lo vogliono per fare i corsi, certo. Perché abbiamo ricreato il personaggio Martino Fruet, che c'era già, cioè, il materiale che volevo, è suo, certo. E la stessa cosa, un evento di questo tipo, il materiale c'è, perché il percorso è molto bello, e organizzativamente è già, sanno. Sì, hanno una piazza bellissima, perché comunque la zona di Schio comunque è una zona dove terra di sport, di triathlon, di mountain bike. Io mi ricordo ancora quando organizzavano la gara di mountain bike, certo. dal centro città, quindi comunque una terra di sport. Se tu vai negli anni a lavorare, arrivi poi a crearti il bacino, e la stessa cosa è il movimento del ciclocross, perché 10 anni fa sono 1000 d'accordo. Partenti era impensabile. Tanto per dirti, dove non c'è uno sponsor c'è un'occasione per un altro che la può perdere, cioè voi state vendendo un prodotto importantissimo, quindi guai a chi non c'è dentro. Sì, esatto, già dall'amministrazione comunale che ci ha appunto conosciuto in questi tutti questi anni ha creduto in noi, ha visto cosa siamo riusciti a realizzare. Tiratevela, la dovete tirare. Anche assieme appunto che il ciclocross è cresciuto per merito un po' di tutti, soprattutto anche gli organizzatori del trofeo Trivento, il ciclocross, il mastercross, abbiamo fatto sì modo tutti quanti di far crescere. E anche l'amministrazione comunale, come ripeto, ci ha creduto in noi e ci supporta molto. Bene, io adesso devo mandare via un servizio. Sinceramente. E poi ne riparliamo, però voglio che si spezzi una lancia e che da oggi smettiamo, la nostra trasmissione lo fa già da tempo, che chi organizza, insomma, se la tiri un po', perché non stiamo perdendo tempo e non stiamo facendo, e non dobbiamo andare neanche col piattino in mano. Se un organizzatore è un organizzatore con i controfiocchi, è giusto che venga premiato. Ed è giusto che ci sia anche una...
gara a chi può investire in quel, in quell'evento. O sbaglio? Tanto per no, chiudere. Assolutamente, anche perché poi molti sono no, bravi. Non so stufo dire speriamo gli amici sponsor. No, parte ciuffoli. No, non ci ma sono diciamo amici che i tempi sono cambiati. Ci sono delle attività, delle discipline del ciclismo che sono più in voga rispetto ad altre. Ed è giù, ma non è che sono di moda perché così, perché uno si sveglia la mattina, certo, vanno di moda. A mio avviso perché hanno lavorato meglio di altre, punto e finito. Punto. Poi sono d'accordo con te che un organizzatore deve essere fiero di quello che ha fatto fino adesso, quindi può anche dire ok, tu non vuoi, tu mi deprezzi. Ed è la stessa cosa che dico spesso, certo, e lasciatemi dirlo anche pubblicamente. Abbiamo Alessandro Bigliani, che è uno dei fotografi più bravi che c'è in Italia, e molto spesso lo vedo trattato male anche dagli organizzatori. Ma dove? Ma non esiste proprio. Ma Alessandro Bigliani è bravo e può fare anche lo sci da fondo, non è mica che deve fare il ciclismo, certo, per forza. Certo. Quindi... secondo me è anche ora, in questo momento, di dire bene, io ho lavorato fino adesso bene. Ci credo, devi imparare. Bisogna un attimo tirare una linea e dire bene. Esatto. Io sono qui con il campionato italiano. Ecco. Tu vuoi investire su di me? No. Ok, vado da un altro. Basta. Ecco, questo è il trend dell'annata 2019-2020. Anche di Scratch. Di Scratch. Sì, sì, assolutamente. Non vogliamo più venire qua, gente che piange, aiutateci un cacchio perché non siamo col cappello in mano. Chi vuole, insomma... può accomodarsi. Tutta sta manfrina per fare capire delle cose. Allora, siccome abbiamo fatto 5 puntate, ce le siamo fatte, ed è stato un impegno veramente enorme, chiudiamo con Easy Ride. Finalmente arriviamo alla fine di questo viaggio. Bene, sono state 5 puntate, hanno raccontato il territorio della Brenta, che è vicinissimo in qualche maniera anche al territorio dove si svolgeranno i campionati italiani, dove saranno delle ottime chance in primavera per andare a mirare esattamente i percorsi paesaggisticamente meravigliosi, e noi con questo contributo cerchiamo di darvi qualche consiglio. Grotte di Oliero, si conclude qui il nostro Easy Ride. Abbiamo visto veramente dei posti spettacolari, qui ovviamente un posto da visitare con la particolarità del fiume più corto d'Europa, che parte, attenzione, da sud e va verso nord. Abbiamo provato durante questo lungo viaggio in più tappe la nuova Ventù della Stevens, il top di gamma della casa madre tedesca, che sponsorizza, lo ricordiamo, anche Wout van Aert, campione del mondo di ciclocross. Per l'occasione abbiamo potuto testare il nuovo super record 12 velocità della Campagnolo. Abbiamo visto che assolutamente un gruppo affidabile, sia per affrontare salite molto ripide come quella di Foggia che abbiamo affrontato qualche tappa fa, che per affrontare i normali dislivelli, comunque percorsi abbastanza ondulati, diciamo i mangi e bevi che abbiamo affrontato appunto in questi chilometri. Abbiamo testato anche la nuova sella SMP per quanto riguarda le donne, una formula completamente dedicata alle donne come seduta, e diciamo che siamo stati molto soddisfatti. Io tra l'altro sono anche una mamma, quindi nel post parto ho avuto anche dei problemi a salire in bicicletta. Diciamo che con questa sella sicuramente la seduta è molto comoda. Abbiamo scelto poi anche una presa larga, quella della Ursus, totalmente in carbonio. È una bicicletta senza dubbio molto leggera. Ovviamente io sono una ciclocrossista e quindi opto per i pedali da mountain bike tutto l'anno, ma diciamo che per i fissati del peso sicuramente si può alleggerire ancora di più optando ovviamente per i pedali da strada. Una bicicletta Ventù il nome, quindi adatta alla salita, ma che è anche molto reattiva negli scatti, quindi una bici che può andare bene
sia per l'amatore che vuol fare comunque dei giri e degli allenamenti, che per chi vuole buttarsi sul racing, quindi sulla gara vera e propria. Easy Ride chiude qui. Se vi è piaciuto il nostro lungo viaggio, continuate a scriverci, perché magari ne ipotizziamo uno anche durante l'inverno un po' diverso. Da Ilenia Lazzaro è tutto, un saluto dalle Grotte di Oliero. Allora, con Ivan Pontarolo chiudiamo questi cinque episodi di Easy Rider. In pratica abbiamo potuto vedere le bellezze non soltanto della Val Brenta, ma con la bicicletta si possono affrontare i passi, arrivare ad Asiago e poi dopo, circonnavigando questo territorio, si arriva inevitabilmente alle Grotte di Oliero. Tre punti fondamentali, Ivan, sono le Grotte di Oliero, Val Stagna con la discesa naturalistica che l'abbiamo già raccontata, e poi, senza escludere, la Sinistra Brenta con Solagna e Pove e la casetta sul fiume. Come hai fatto a fare impresa turistica in questo luogo? È stata una mia scelta personale, volevo creare un qualcosa di positivo e comunque riportare l'esperienza fatta a livello internazionale con l'attività di agonismo in kayak. Io ero uno slalomista del Corpo Forestale dello Stato, ho fatto 20 anni competizioni e poi comunque volevo lavorare sul mio territorio senza dover fare il pendolare. E da cosa nasce cosa? Un po' di narcisismo, un po' di capacità così anche di avventura e di rischio, e mi piaceva tanto il fiume, avevo anche una grande conoscenza dell'ambito fluviale. E mi sono avviato, diciamo, contrariamente a tutte le ipotesi, a tutti i pareri che c'erano, che ero matto a lasciare la forestale per mettermi un'impresa così. Insomma, in questi anni poi abbiamo avuto tante difficoltà, tante soddisfazioni. Adesso possiamo dire che a distanza di anni, nonostante molta gente ci abbia voluto bene e qualcuna anche male, siamo riusciti a creare un'impresa con 50 più collaboratori durante l'estate. Soffriamo un po' d'inverno, abbiamo uno zoccolo fisso di ragazzi che lavorano comunque con noi, creiamo una piccola economia sul territorio, ma soprattutto abbiamo dato un'immagine a Val Brenta, che è quella di una località strutturata con delle offerte originali che ci invidiano tutti, anche le nostre province e regioni limitrofe. Ma non ti parlo solo di rafting, perché io sono conosciuto molto per attività di rafting, ma ti parlo anche della spelea subacquea, dei trekking dell'Alta Via del Tabacco, i trekking della Grande Guerra che sono in valle e non ultima la ciclopista, dove noi portiamo di nostro 12.000 ragazzi all'anno. Parlavo con il nostro partner del ciclopista, lui fa 26.000 noleggi, metà li facciamo noi. Dunque noi siamo parte integrante anche di questo sviluppo di cicloturismo, siamo amanti della bicicletta assistita, perché noi pensiamo che tutti possono camminare, alcuni vanno in bici e tutti possono andare in bici comunque con l'assistenza, con la bici assistita. Non tutti siamo allenati, io stesso faccio dei dislivelli importanti, mi godo il paesaggio durante la giornata utilizzando appunto l'assistenza elettrica della bici. E così anche diciamo nel nostro sport abbiamo avvicinato tutti al fiume, perché il rafting, la canoa sono sempre stati considerati sport per pochi, sport estremi. Ci ricordiamo la No Limits, no? Che anche noi in parte abbiamo cavalcato perché a livello mediatico era importante, però il nostro obiettivo era portare tutti sul fiume, vivere il nostro territorio. E questo lo si fa cercando di avvicinare le esigenze della gente, ma soprattutto portare tutti, cioè anche le persone non capaci. Tu hai toccato i punti fondamentali delle prime 4 puntate di Easy Rider, cioè vale a dire anche con l'assistenza delle M-Bike, che riescono comunque ad accontentare coloro che in bicicletta fanno fatica. Ma tutto questo noi arriviamo a cercare di sfruttare quello che è il territorio naturale. Partiamo dalle Grotte di Oliero, questo microclima che genera comunque non un'acqua pluviale, ma un'acqua esattamente come un frigorifero. Credo che sia qualcosa di straordinario e rarissimo.
Sì, le grotte del Liero è una delle nostre eccellenze, un sistema carsico importante, la risorgiva più grande d'Europa, Valchiusana, ma abbiamo fatto anche noi, siamo il comune, investimenti importanti, cioè il comune con finanziamento chiaramente nazionale ha fatto un museo di speleologia e carsimo importantissimo, poi noi ci abbiamo messo del nostro, quest'anno abbiamo messo 5 acquari con le specie ittiche, con l'associazione pescatori locale, con il presidente Lubian, abbiamo fatto un anfibiario, abbiamo messo dei sensori per l'acqua, per il pH, per la temperatura, una telecamera, cioè si può vedere anche dall'esterno, da tutto il mondo, anche i nostri oriundi, cioè, scusate, i nostri emigranti possono vedere Vastagna anche da dentro. E abbiamo arricchito anche con un percorso di realtà aumentata, cablando con fibre ottiche il parco. Qui abbiamo avuto l'aiuto di un contributo regionale, abbiamo vinto un bando perché non ti dà niente, cioè abbiamo fatto un bando con l'amministrazione comunale con un finanziamento importante. Chiaramente queste cose non si sanno, però ve le dico e colgo l'occasione, bisogna essere molto attenti ai bandi e cercare di portare a casa delle risorse che ci aiutano a migliorare le nostre strutture. E, sono momenti difficili, però nei momenti difficili la spunta è sempre chi ha la capacità, la voglia e il desiderio di lottare e di essere innovativo. Detto questo, Grotte Oliero, Bici Grill, stiamo insistendo molto che la Valle del Brenta comunque è abbastanza ben fornita e si potrà fare di più in futuro. Grotte d'Oliero non è solo visita alla Grotte d'Oliero, è un'esperienza che si fa. Uno deve venire una giornata e vivere la visita ai musei, l'industria di archeologia industriale col Museo delle Cartiere, come dicevo prima il Museo di Speleologia e Carsismo, ma non solo, il parco ha vissuto l'acqua, la frescura, la fauna, la flora, le essenze arboree che ha piantato il Parolini più di 200 anni fa, cioè godersi proprio il momento. E diciamo che Grotte d'Oliero è un punto di riferimento importante in questi nostri quasi 20 anni di gestione, abbiamo cercato di valorizzarle, di che sia un punto di riferimento per la valle, da lì parte anche l'anello delle Zatre che collega Vastagna a Oliero e poi ci passa la ciclopista, dunque è anche un parcheggio importante, ma non solo, è un punto di riferimento per tutti i ciclisti che ci passano, abbiamo delle attrezzature per la riparazione delle biciclette, già siamo sempre stati luogo di assistenza, di trasporto per chi ha difficoltà e viaggia in tutta Europa in bicicletta e come dicevo metà dei noleggi della Valsugana Renda Bike li facciamo con noi. Insomma. Senza poi scontentare nessuno, la circonnavigazione non certo lascia perdere altre cittadine, in questo caso Povo del Grappa, Terra degli Olivi e Solagna, che sono anche queste città caratteristiche che poi si appoggiano, diciamo così, in maniera oramai in sinergia con San Nazario, una parte della sinistra Brenta che a volte paga un po' il prezzo, visto che la destra sta offrendo anche molto. E soprattutto questa stazione di Solagna, dove qua proprio c'è la base, il cuore dell'Ivan Team. Io considero il territorio a largo spettro, c'è comunque un territorio unito dal confine austro-ungarico, da Primolano fino a Bassano. E io stesso vivo in bicicletta, anche sbagliando strada, perché magari a ciclopista a volte non siamo fortunati a avere grandi finanziamenti, qualche volta qualche cartello manca, ma questa è una ricchezza secondo me, anche sbagliare strada perché conosci luoghi che non, altrimenti non avresti modo. E comunque il fatto di Sinistra Brenta, qui si tratta di territorio, di valorizzare e di far conoscere soprattutto ai turisti e comunque gli ospiti attenti anche tutto quello che c'è attorno, perché la mobilità lenta della bicicletta fa questo. Quindi Pove e San Nazario e Solagna non sono escluse. Parliamo invece in chiusura di questo sito, dove in pratica è il cuore pulsante, il know-how oppure il core business dell'Ivan Team. E la casa sul fiume è un mio sogno, io ho vissuto sempre sull'acqua e sono riuscito con numerose, tantissime difficoltà ad acquistarlo e anche questo luogo dove siamo oggi è la ex night della casetta rosa, poi gialla, insomma ha avuto molti sequestri,
qualcuno conosce il percorso, assieme ai miei legali, l'avvocato Padovan, gli faccio anche un po' di pubblicità perché se lo merita. Ne abbiamo passati di tutti i colori, sia nell'acquisto che nella nostra attività. E diciamo che abbiamo riqualificato un'area fatta rendere accessibile. Chiunque può entrare e visitare, chiaramente deve rispettare i luoghi e le strutture. E abbiamo creato questa diciamo country house a picco sul fiume, che è un sito particolarissimo nelle risorgive carsiche dei Fontanazzi, e dopo quelle di Gismont ci sono queste, una portata di 6 metri cubi al secondo in piena 40, in un luogo diciamo quasi magico. E qui abbiamo costruito diciamo la nostra attività principale, perché è un ambiente molto raccolto, seppur anche spartano, ma accogliente, e qui abbiamo quelle cose necessarie che il turista chiede. Chiudiamo questo Easy Ride, questi 5 episodi, con l'ultima massima proprio ermetica: la Brenta è di tutti, bisogna lasciarla così come sta, anzi migliorarla se possibile. Questa è una tua provocazione, lo sai che c'è in via di richiesta di autorizzazione della centrale idroelettrica a San Gaetano, che metterebbe in serio pericolo tutto quello che è stato costruito in questi 50 anni, perché dobbiamo io sono così perché sono un ex atleta del Canoa Club a Stagna, e tutti quelli prima di me, compreso il sindaco Perli, il sindaco Moro e tutti quelli che hanno collaborato in questi anni, e tutti gli atleti, Ferrazzi, Robert Pontarollo e la Forestale. E abbiamo costruito un'immagine attorno al territorio, e togliere fiume, togliere percorsi, togliere accessi al fiume e bellezza e acqua sarebbe un grande delitto. Io spero che gli amministratori, più che i politici, perché i politici possono dare un segno, ma che chi valuta questa autorizzazione valuti anche il nostro vivere in valle, che è importante, ma che noi stiamo praticamente copiando o comunque cercando con un po' più fatica a fare quello che fanno i trentini. Cioè, i trentini investono molto sul territorio, sull'identità, che è indelebile. Cioè, se noi andiamo al confine, io ci lavoro con la provincia di Trento e tutti i miei colleghi, è bellissimo, io mi sento trentino da questo punto di vista, perché investono molto sul territorio, cercano di seguire anche i più deboli, le infrastrutture, la bellezza del territorio, e comunque le risorse le investono per far vivere meglio i propri cittadini. Grazie. Rientrati in studio, i complimenti miei vanno a Ilenia Lazzaro, è stata molto brava, i nostri intervistati, Ivan Tin, Astuni, Romano Cornale e tutti coloro che ci hanno dato quella piccola mano. Abbiamo reso esattamente 10 volte di più di quello che abbiamo incassato, l'abbiamo fatto volentieri perché è il nostro mestiere ed è quello che amiamo. Quindi è stata quest'anno una bella esperienza. Quest'anno li proporremo in mountain bike, perché qualcuno ce l'ha chiesto, quindi lo faremo. Qualcosa faremo. Edoardo, parliamo di questi italiani, adesso oramai... si sa, la stagione è tiepida, però il lavoro grosso credo che parta da adesso per voi. Sì, esatto, stiamo definendo in questi momenti con il nostro gruppo di lavoro appunto il percorso
che avrà delle novità ancora per nei campionati italiani rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. Più o meno ricalca il percorso vecchio, però ci sono delle novità lì. Logistica sul percorso, sui servizi soprattutto, con determinate soluzioni da rendere servizi più agibili. Vuol dire anche ristorazione? Vuol dire ristorazione, la segreteria, la sala stampa, le docce, che cerchiamo appunto di rendere per gli atleti che verranno e per gli ospiti e per gli addetti alla stampa e tutti quanti una location che possa veramente essere all'altezza di un campionato italiano. Posso salutare Fontana, mi pare che sia quel ragazzo che ogni tanto posta quelle fotografie che è del vostro Alessandro, gruppo. Alessandro Fontana, che lo saluto. Io lo ringrazio. È un nostro grande atleta che abbiamo in squadra. Beh, ma a parte l'atleta, io ho una simpatia particolare. E soprattutto amico in squadra. Ecco, sì. Quindi salutatemelo tanto. E colgo l'occasione, perché a me piacciono questo tipo di persone che sono franche, vere. Come sì. Vero anche Giacomo Salvador, che esatto. Spero che lo abbiate anche voi, anche soltanto come mentore. No, sicuramente Salvador fa parte integrante del gruppo di lavoro, soprattutto negli ultimi giorni per definire tutte le cose, sicuramente ci sarà con noi. Mi fa piacere. Noi adesso gli dedichiamo il trofeo Triveneto, non me ne vogliano quelli del Mastercross, perché ho capito, sono gli sboroni, l'abbiamo fatto vedere, siamo contentissimi perché è importante anche il Master, anzi, forse è più importante di tutto per una certa cerchia di persone, per me invece è importante perché sono un dirigente passionale di ciclismo, dove vedo invece nel trofeo Triveneto il grande humus, il grande fermento, che bolle, poi dopo il Mastercross sarà una cosa che andranno per i grandi, però il trofeo Triveneto secondo me è qualcosa di importante, che si raccoglie il testimone da altre persone. Lo dedichiamo a questa clip di Gianni Dal Santo, che ha condotto e è andato a riprendere tutte le gare del trofeo Triveneto, e la vogliamo dedicare a Giacomo Salvador e a tutti gli uomini di buona volontà. Ti va bene? Mi va bene. Ah, se ti va bene siamo a posto.
Bene, adesso io, tanto per, c'è una piccola clip degli internazionali d'Italia. D'Italia, sì, ecco. Perché appunto siamo verso la fine della stagione di ciclocross, ci saranno i campionati del mondo questo weekend, ma si sta già lavorando per la mountain bike che parte praticamente a fine febbraio, e quindi anche quest'anno rinnoviamo la collaborazione con Luca Carton, Michele Mondini e l'Internazionale Italia Series, quindi c'è la presentazione di questo circuito che è il circuito più importante. Posso farti una domanda? Dimmi. Ma in queste che vanno in mountain bike possono darci con le biciclette a ciclocross? No. Perché? Perché di no? A parte che quei percorsi lì sono percorsi anche abbastanza tecnici. Sì. Però no, non c'è questa reciprocità. Che poi no? Ne parliamo anche con Edoardo, perché voglio capire cosa ne pensa lui delle mountain bike nelle gare. Però io mando via la presentazione perché ce l'hanno chiesta, poveri, ed è giusto dare un po' di pubblicità anche a loro. No, assolutamente. E in coda gli metto anche il bella clip di Christian Bon, che dice: ragazzi, stiamo per partire e Christian andiamo. È proprio veramente gasato. Beh, è diventato amministratore della pagina di Scratch, ci farà senz'altro questo brillare weekend, gli occhi. Preparati perché saranno clip ogni 3 minuti. Io sarò là ad aspettarle con trepidazione. Via i 2 spottini.
Bene rientrati, insomma, grazie a Cristian, belle queste due clip che ci fanno capire di cosa parleremo. Bene, siccome una volta forse è vero che c'erano pochi iscritti nelle gare di ciclocross, quindi bisognava raschiare il barile, ma adesso cominciamo a pensare, abbiamo visto tappe da 700, 1000, quasi 1000 atleti con i campionati italiani, insomma, minimo erano sempre 450, 500. E chiedo a te, Edoardo, è un po'... è quasi anacronistico oramai pensare che la mountain bike debba fare un campionato provinciale o regionale di ciclocross con le biciclette da mountain bike, perché poi dopo si crea un po' di confusione. È capitato che se uno vince con la mountain bike, cos'è? È un premio del ciclocross o della mountain bike? Oramai i numeri ci sono, bisognerebbe fare un'inversione di marcia. Sì, sicuramente la mountain bike sul ciclocross io le eviterei, soprattutto nei campionati italiani dove ci sono dei titoli, nei campionati veneti, sì, regionali, quelle cose sicuramente può esistere qualche caso, rispettando logicamente delle misure del manubrio piuttosto che altre soluzioni, però sui campionati dove si assegna una maglia sinceramente io la eviterei. Sì, perché sennò è un'altra disciplina, voglio dire. Sì, io l'ho fatto, ho corso anch'io con la mountain bike, non avendo la bici del ciclocross, però sinceramente in questi ultimi anni evito appunto di partecipare con la mountain bike, eventualmente mi attrezzo con la bici. Beh, noi ci auguriamo che questa missiva arrivi chi di dovere, anche perché poi dopo vorrei farti una domanda, ma la facciamo in chiusura. Ci sono alcune novità, hai preso un po' spunto dal discorso, che è vero, perché con quasi 1000 atleti hanno fatto fatica anche all'idroscalo, ecco, diluirla in 3 giorni dai dignità anche ai clienti, perché io parlo chiaro, è l'amatore, poi dopo ognuno può fare quello che vuole, i 10, 15, 30, 60, come quello che vogliono fare facciano, però comunque anche a 10 o a 5, sono sempre clienti e bisogna tenerne conto. Sì, esatto, noi abbiamo già pensato appunto prima di idroscalo di fare i 3 giorni di gara, appunto ci ha dato conferma l'idroscalo di Milano, i campionati italiani quest'anno, che sinceramente soprattutto nelle categorie giovanili e amatoriali necessita proprio i 3 giorni di gara, anche perché allora si ha modo di avere anche più spazio per intrattenimento del pubblico e certo, gli atleti corrono più in sicurezza sicuramente. Sì. Poi ci saranno anche le critiche, ma il venerdì lavoriamo, vabbè ma però lo sanno finita un anno prima, mamma mia. Cioè, allora bravo. Anche là ci saranno le critiche, però sì. Se uno lavora, ma già te l'ho detto, proprio, lavora sì, un anno prima e un anno prima dice di venerdì è il giorno per i master, se e magari spero che riesca addirittura a staccare la gara delle donne da sole, certo, poi non voglio sentire venerdì sono a lavorare, perché c'hai un anno di tempo per prenderti ferie, il giorno di ferie. Esatto. Tra l'altro è un messaggio questo che lancio, basta critiche, cioè chi critica comincia a organizzare, poi allora ne parliamo. Si è incazzata stasera. Oggi sì, c'ho la giornata. C'è proprio la giornata nera, cioè. Vabbè, mi piace questo timbro. Insomma, un'altra domanda che ti voglio fare, dimmi, quella Argesi, che adesso siamo poi in chiusura. Dimmi. Io so che adesso la Federazione Ciclistica, ma poi dopo io sono d'accordo, però anche altri possono avere la loro idea. Le Gran Fondo sotto la legge dell'FCI, perché abbiamo visto che in certe, però è pur anche vero che chi organizza le Gran Fondo dovrà poi dopo attenersi a certi protocolli molto rigidi. Sì, è una proposta è ancora una proposta. Tra l'altro non solo quello, ma addirittura Renato Di Rocco ha proposto che gli unici titoli che si possono chiamare campionati italiani sono quelli della federazione. E io sono d'accordo, perché a livello internazionale l'Italia è l'unico stato che ha 10 enti. All'estero tutti gli stati hanno una federazione. Ci sono addirittura, parlando, e saluto perché so che ci guarda sempre, quindi la saluto ancora, mia amica Susi Godard dal Lussemburgo. In Lussemburgo le donne non sono neanche master, sono tutte donne elite. 3/4 di quelle che ho trovato in mondiali, certo, in Belgio sono tutte donne elite, perché addirittura lì vanno proprio a punteggio, quindi sono tutte elite, partono tutte insieme. Esatto. Bene, in Italia abbiamo anche la categoria master, che comunque i numeri sono più alti che non in certo, certe zone ovviamente dell'Europa, però sono d'accordo che anche per quanto riguarda soprattutto la sicurezza e dei parametri bisognerebbe avere innanzitutto un parametro unico per tutte le organizzazioni. Poi una cosa che fa
la federazione è che la federazione ha in mano anche la lista dei sospesi. Certo. Cosa non da poco, perché molti sospesi magari dal CONI FC sì. andavano a tesserarsi con qualche ente strano. Sì. Mentre nella federazione, se tu sei sospeso, la tessera non va avanti. Se, e non c'è, puoi... se c'è una regola bisogna pur seguirla. Esatto, quindi spero che vada avanti assolutamente. Lo so, magari qualche organizzazione piccola perderà in questo momento, però magari ha tutto il tempo, perché da quello che ho capito è una proposta... che non sarà subito e a in scaglioni, vigore, certo. ma ha tutto il tempo per mettersi in regola. Ecco. Bene, Edoardo, prossimo anno la data l'avete già identificata? Sì, allora si tratta in gennaio, logicamente 10, 11, 12 gennaio, sono 3 giorni appunto di gare, la buona proposta appunto questi 3 giorni di separare le donne. Questo vediamo di pensarci. E sarebbe una bella cosa. I tempi ci sarebbero anche per appunto inserire questa prova unica per le donne, così non ci sono falsità. Fate risultati. Un Kinder, fatelo il Kinder. Kinder. Fatelo loro hanno Pompieropoli, hanno e loro sono stati i primi davvero. Sì. Bene, io sì. intanto vi ringrazio tantissimo. Ti do grazie a voi. E ti faccio gli auguri, caro Edoardo, a te e tutto il tuo staff. Allora... dimmi, settimana prossima partite. Speriamo, perché hanno messo neve dappertutto, l'aereo deve partire. Domani, io sono a Teresina, domani. L'aereo deve partire, anche con la neve, assolutamente. E quindi una bella... Tanto freddo, però andiamo là per fare un bel lavoro, dai. Come bene, andiamo? Io ti auguro buon lavoro. Grazie. E di portare tante immagini, soprattutto però di divertirti. Grazie Edoardo Sandri, grazie. E grazie anche alla Schio Bike. Settimana prossima, uno speciale enorme. Con i mondiali, dove l'Elena Lazzaro ci farà veramente brillare gli occhi, insieme a Christian Bon, ma anche a Biliani, che mi piacerebbe averlo qua settimana prossima, anche soltanto per salutarci. A settimana prossima, grazie Elena. Grazie a tutti. Grazie, ciao a tutti. Edoardo. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.